Urania, notiziario di astronomia e astronautica, a cura dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ben ritrovati da Luca Nobili ed Elena Lazzaretto. Era il 2006 quando alcune immagini di Marte avevano acceso la speranza. Su alcuni pendii erano evidenti diverse strisce bianche, forse lasciate dal passaggio di un rivolo d'acqua subito evaporata o ghiacciata. Qualcuno si era spinto a dire che quella era la prova definitiva della presenza di acqua liquida in superficie, ma poi non se ne seppe più nulla. In realtà i ricercatori hanno continuato a lavorare su quelle immagini, hanno ricreato quei pendii al computer e utilizzando le leggi della dinamica dei fluidi hanno simulato due eventi, la discesa di acqua liquida e una piccola valanga di sabbia e ghiaia. Con loro sorpresa è stato il secondo caso a creare delle strisce identiche a quelle riprese 2 anni fa. La delusione è stata grande, oramai è certo che su Marte l'acqua c'è, sotto forma di ghiaccio intrappolato nel sottosuolo e nei poli. È quasi certo che in un remoto passato ci fossero fiumi, laghi, forse oceani. Ma ancora non si trovano prove che oggi, sulla superficie del pianeta rosso, ci sia acqua allo stato liquido. Per gli ottimisti è solo questione di tempo, mentre gli scettici annotano a loro favore l'ennesima conferma mancata. E se il pianeta gemello della Terra si trovasse a poco più di 4 anni luce da noi? Secondo un nuovo studio, potremmo essere in grado di individuarlo già nei prossimi anni. C'è infatti un telescopio puntato costantemente su Alfa Centauri, un sistema di 3 stelle, 2 delle quali sono molto simili al Sole. Queste presentano le caratteristiche tipiche di stelle che all'origine erano circondate dai dischi di polvere in cui si formano i pianeti. Quelli di tipo terrestre potrebbero quindi essere presenti intorno ad entrambe, secondo quanto suggeriscono le simulazioni al computer. Se le ipotesi sono corrette, non resta che individuarli, perché, sempre secondo i calcoli, essi potrebbero addirittura essere ambienti favorevoli alla vita. Si tratta di riuscire a notare impercettibili variazioni nella velocità radiale delle stelle, prodotte dall'influenza gravitazionale di un eventuale pianeta. Queste variazioni sarebbero di appena 10 cm al secondo. L'eclissi di luna dello scorso mese ha fornito preziose informazioni sull'atmosfera terrestre. La Terra, nel corso dell'evento, impedisce alla luce del Sole di raggiungere la Luna, ma una piccola percentuale di essa riesce comunque a passare per effetto di rifrazione, una sorta di deviazione dovuta proprio alla presenza della nostra atmosfera. L'intensità della luce che arriva è influenzata dalla maggiore o minore presenza di polvere nell'atmosfera, dovuta soprattutto a eruzioni vulcaniche. Più polvere significa che le eclissi di luna saranno particolarmente buie. Quella appena trascorsa, invece, è stata abbastanza luminosa, in linea con le eclissi dal 95 ad oggi. Significa, secondo alcuni studiosi, che una maggiore percentuale di radiazione solare raggiunge la Terra e questo potrebbe avere favorito, in parte, il riscaldamento globale. E con questo è tutto. Dalla redazione di Urania, un buon proseguimento! Urania vi dà appuntamento alla prossima edizione e vi ricorda che potrete trovare altre notizie visitando il sito www.celoblu.it.